Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, pronti, prontissimi per continuare su Exo Primal in collaborazione con Playon Italia, quindi ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa collaborazione, ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi inviato un codice di Exo Primal in versione PlayStation 5, ringrazio tutto lo staff e il team di Capcom, tutti gli iscritti e le iscritte che mi seguono. Detto questo, possiamo continuare qui ragazzi. È possibile che le prenderemo sui denti, ma per il semplice motivo che io sto registrando e quindi non è che sono di livello molto alto, che ho sbloccato molte abilità, quindi dobbiamo un po'... Ora incontreremo persone che saranno a livello 300, 250, vabbè, lasciamo stare. Comunque l'importante è divertirsi, andare avanti. Vedo che la serie sul mio canale viene apprezzata abbastanza, quindi io direi che possiamo continuare a divertirci, perché dal mio punto di vista è un titolo che, se viene sfruttato bene da Capcom, veramente può... Al momento io mi sto divertendo con Exo Primal, quindi poi ognuno può pensare quello che vuole, però io sto amando questo gioco, quindi, e ci gioco veramente con molta voglia ogni volta che devo registrare qualche gameplay, insomma. Quindi adesso aspettiamo che arriveranno i caricamenti e tutto quello che ci sarà da fare, stiamo tranquilli abbastanza e poi insomma cerchiamo di vedere tutto tutto quello che arriverà con la storia, perché secondo me ne avremo ancora abbastanza da fare e da vedere per quanto riguarda la storia, eh? Io poi non è che mi fermerò qui ragazzi, io cercherò di potenziare proprio tutte le exocorazze veramente, poi aspetto i prossimi aggiornamenti per vedere cosa avrà, cosa ci riserverà Capcom su questo titolo con i prossimi aggiornamenti. Attenti, vediamo un po'. Una serie ininterrotta di guerre simulate. Parteciperete a un ciclo continuo di scontri di prova. Va benissimo. Hai dimostrato un notevole potenziale durante l'ultimo scontro nel centro cittadino. Ma insomma, un afflusso di dati ancora migliori. Insomma, insomma ragazzi, comunque vediamo un attimino qui, perché da fare ne abbiamo abbastanza, quindi dobbiamo cercare un attimino di vedere un po'. Chissà se arriverà qualche T-Rex ad infastidirci, eh? Secondo me può succedere. Secondo me, ragazzi. La guerra simulata sta per iniziare. Buona giornata. Beh, buona giornata. Io avrei detto più buona giocata, comunque. Exocombattenti, seguite la sentinella. Io seguo tutti, poi vediamo. Avvio missione difesa dell'area. Preparazione dell'area in corso. Sì, vediamo se sbloccheremo dei filmati di storia, vediamo un po'. Allora, ma quanti ne sono ragazzi, ma quanti ne sono? Vabbè dai, neanche più di tanto, ne arriveranno solo 100, quindi niente di chissà che o cosa, Richiamo Velociraptor, ok, dove sono? Sono qui. Ne ho seccati abbastanza? Non lo so, vediamo. Siete più veloci dei nemici nel completare gli obiettivi. Seguire la sentinella. Per adesso sì. Vediamo più avanti. Avvio missione difesa dell'area. Preparazione dell'area in corso. Ok, ok. Richiamo Pteranodonti. Questi in volo fanno perdere tempo, O almeno io perdo molto tempo con questi, poi... e ora? Ora? Basta però, su! Ok. Il livello della batteria è basso, ragazzi, ma... più veloci dei nemici nel completare il... Ce la faremo con questa, tranquilli, tanto poi ho 6 o 7 DualSense, quindi
non rimarremo senza giocare, insomma. Preparazione dell'area in corso. È attendere, sì, vabbè, vediamo. È attendere. È facile dire attendere qui. È molto facile, insomma. Richiamo pteranodonti. Sì. Richiamo pachycephalosauri. Ma smettetela su. Ma smettetela! Siete più veloci dei nemici nel completare gli obiettivi. Riverside Park of Vai. La celebre statua della Dea Bikitoa. Qui a Riverside Park la Dea Bikitoa si staglia imponente. Bene. Recentemente il parco è divenuto sede di ritrovo per bambini e famiglie. Ok. Trasmissione finita. Avvio missione difesa dell'area. Perfetto. L'area in corso. Difendete l'area indicata. Raggiungete l'area intorno al segnale e difendetela. Stai calmo. Bene così bene. Progressi difesa dell'area 25%. Richiamo velociraptor. Ok, noi ci manteniamo a distanza qui, eh. O almeno mi mantengo a distanza per difendere l'area, quindi. Ok. Richiamo velociraptor. Molto molto bene, via. Richiamo pteranodonti. Ma state buoni. State buoni qui. Progressi difesa dell'area 75%. Richiamo velociraptor. Almeno ho preso una medaglia, ragazzi, almeno una. Difesa dell'area completata. Siete più veloci dei nemici. Ah, finalmente. Obiettivi. Seguire la sentinella. Andare alla prossima missione. Ero un po' preoccupato se eravamo veloci in quella sezione, quindi. Caccia dinosauri. Preparazione area in corso. Attendere. Difendete l'area indicata. Raggiungete l'area intorno al segnale e difendetela. Ok. Ok. Richiamo pteranodonti. Ancora questi, maremma ragazzi. 25%. Richiamo pachycephalosauri. Comunque dobbiamo essere veloci, quindi dobbiamo essere veloci qui prima. Ok. Dov'è? Dove sono? Ah, ok, ok, di qui, di qui. Tutto perfetto, ragazzi, tutto perfetto, tutto perfetto. Tutto perfetto. Sì. Ah, siamo al 76%, insomma, ok. Allora, fermi tutti. Non l'ho beccato bene, secondo me, quindi. Non l'ho beccato proprio. Adesso sì, però. Siete più veloci dei nemici nel completare gli obiettivi. Ok. Attenzione, sta per iniziare la missione finale. Speriamo bene. Prepararsi al viaggio interdimensionale. Pronti a combattere. La squadra. Speriamo bene, ragazzi. Agite velocemente per colmare il divario prestazionale. Vince la prima squadra che riesce a completare tutti gli obiettivi assegnati. Il dovere vi chiama. Generate dati bellici in quantità. Vai.
Triceratto. Richiamo Pteranodonti. Ho fornito un dominatore alla squadra. Beh ragazzi, occupiamoci di questi, al momento. Che sono quelli che danno un po' più fastidio, dal mio punto di vista. Poi ok, via. Ah, ne sono solo 200, niente di che, insomma. Ok. Avrei dovuto conservare magari l'attacco speciale, vabbè. Seguire la sentinella. Andare alla prossima. Dov'è? Ok, di qui. Ci fermiamo qui, ragazzi? Ok. Richiamo Anchilosauro. Buoni. Teniamoli sotto controllo, ragazzi. Ai ai ai, ma due di questi sono arrivati? Allora, qui sono i veloci Raptor, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vabbè, dai. Buttiamolo giù, vediamo. Maremma, sapevo io che le prendevo sui denti, eh. Ma io lo sapevo, ragazzi. Non è che... lo sapevo. Nero al corrente che andava così, ma non fa niente. Solo che far tutta la missione bene, poi magari cadere nel... nello step finale, insomma, dà un po' fastidio. Comunque non è ancora detta, Ok, allora. Vediamo un po' qui. Ne arrivano, Ne arrivano, ragazzi. E non ne arrivano pochi. Vediamo un attimino. Ok. Ragazzi, questo è tosto. Ma perché viene sempre verso di me? Ma cosa ti ho fatto io? Me lo devi dire. Attacca sempre me, ragazzi. No, vabbè, dai, non ci credo. Viene sempre verso di me per primo, Non è che... vabbè, è anche vero che anch'io attacco prima sempre quelli più grossi, quindi è ovvio che giustamente sì... vogliono vendicare nei miei confronti. Però insomma, non mi sembra molto corretto, dai. Loro sono un po' più grossi, un po' più... sono un po' più possenti, possiamo dire, ma va bene. Qui, ragazzi, perdiamo, io ve lo dico. No, no, vabbè, qui... qui la situazione non è delle migliori. Comunque, vabbè, io adesso qui... Maremma. Micidiale, ragazzi. Micidiale qui. Velocissimo, tra l'altro, Cercherò di farlo stare buono, vediamo. Sì, ragazzi, ma dovete darmi una mano però qui, Non è che posso fare tutto io qui. Una mano dovete darmela. Cioè. Dobbiamo perdere anche questa battaglia. Non mi sembra. Abbiamo fatto tutto bene all'inizio. Vabbè, vediamo, dai. Questo è corazzato potente, ragazzi. E questo è un fenomeno, ma di quelli veramente. Dai che lo buttiamo giù, dai. L'ho buttato giù, vabbè. Seguire la sentinella. Andare alla prossima missione.
Credo che stiamo andando un po' più lenti qui, Siamo arrivati, No, fermi qui ragazzi, fermi tutti qui. Tanto qui arrivano, l'ho detto io. Ho detto che dobbiamo stare fermi qui. Via. Beh. Allora ne sono 200 di questi. E adesso arriva anche. Tranquilli, Adesso, vabbè, adesso mi devo tenere la carica suprema. Se riuscirò a farla arrivare a 100. Adesso vediamo. Non è detto che sia così. Non è detto che sia così. Vediamo un attimino. Ok. Ok, ah ok, non è ancora pronta, non è ancora carica ragazzi, no. Non è ancora pronta e non è ancora carica. Dov'è quello grosso? Eccolo qui. Ok. Vabbè, lo sapevo io che stavo morendo un'altra volta. Tanto nessuno mi aiuta, quindi figuriamoci. Se nessuno mi dà una mano, figuriamoci, ragazzi. Io mi occupo sempre dei bestioni questi qui, beh. Maremma si è resistente comunque. Maremma si è resistente, ragazzi. Comunque i miei punti li sto facendo, non è che... I miei punti esperienza li sto buttando giù, i miei danni li sto comunque facendo, quindi... Come si può ben vedere, le medaglie che prendo è perché sto colpendo bene. Vediamo ora. Vediamo ora, beh. Dov'era? Lo so. Il tempo che ci rimane non è poi così tanto, Sarò morto anche diverse volte, ragazzi, però... Però... Avete perso. Lo so, abbiamo perso, sì. Il mio l'ho fatto, però, ragazzi, Non capisco perché fa vedere sempre che prendono me ad ammazzarmi. Comunque va bene. È sempre così la situazione. È sempre in questo modo. È sempre in questo modo. Andiamo. Andiamo avanti, sì, tranquilli. Forse salirò anche di livello, infatti. E infatti... Una cassa di scorte, ok. Bene. Ottimo. Adesso apriremo la cassa, ragazzi. Apriremo insieme come abbiamo sempre fatto. Senza perdere tempo. Dammi una carta leggendaria. No, non saltiamo nulla. Voglio vedere cosa ho. Allora, un adesivo, un emblema e un accessorio epico. Ok. Non andremo a vedere i progressi di storia, ma si va subito verso un'altra partita. E poi niente, ragazzi. Poi vedremo. Vabbè, accessori. No, non abbiamo nulla di importante al momento. Via. Cerchiamo una... Allora, fatemi vedere un attimo una cosa, Vai. Poi appena salirò un po' di livello, magari si combatterà con la squadra nemica, ma per il momento è ancora un po' presto perché io sono a livello 16, ragazzi. Dovrei giocare un po' di più, ma ho talmente tante cose da registrare che comunque, tranquilli perché andremo anche un po' più spediti su Exoprimal tranquillamente, non vi preoccupate. Trova il matchmaking che qui ho voglia di giocare, sinceramente. Poi ognuno può pensarla come vuole. Vediamo un attimino.
Ce la facciamo? Ce la possiamo fare? Vediamo. Io sono prontissimo, ragazzi, quindi dobbiamo solo attendere. Poi, ovviamente, una volta finita questa battaglia, vediamo tutti i filmati, tutto quello sbloccato per quanto riguarda la storia, eh? Questo ve lo posso garantire, quindi restate qui sul mio canale, continuate a vedere il gameplay, perché altrimenti poi se vi perdete... Cosa succede qui, ragazzi? Questa è una scena che non ho mai visto. È una scena che non ho mai visto questo, ragazzi. Cos'è? Cosa succede? Questa entrata in quel vortice lì, non... prima volta che mi compare, quindi non so cosa aspettarmi, però qualche battaglia differente? Non lo so. Qualcosa a sorpresa? Non lo so. Vediamo. Ora sono curioso, e ora sono veramente... Sono curioso, ragazzi, e non poco. Sono curioso e non poco. Combattenti, benvenuti a una serie ininterrotta di guerre simulate. Parteciperete a un ciclo continuo di scontri di prova. Ah. Rilevo buoni risultati nell'area dell'aeroporto. Il tuo contributo verrà valutato. Vediamo se è qualcosa di diverso, perché potrebbe anche essere. Vai, veniamo teletrasportati, quindi non perdiamo tempo. Assolutamente non perdiamo tempo, ragazzi. Sono qui apposta, non è che... Per divertirmi sicuramente, poi... La guerra simulata sta per iniziare. Buona giornata. Ancora. Parteciperete a un test di combattimento con dinosauri. Buona giocata, devi dire, vabbè, comunque. Seguite la sentinella. Benvenuti nell'aeroporto internazionale dell'Aigus. Un tempo, qui atterravano e decollavano aerei a ogni ora del okay. giorno. Ok. Trasmissione finita. Avvio missione caccia di dinosauri. Preparazione dell'area. Di qui, ragazzi. Richiamo dei Sucubus. Di qui, di qui. Da questa parte. Sono anche un po' resistenti, diciamo, eh. Sì, diciamo che un po' resistenti ci sono, eh. E beh. Ok. Tutto perfetto, ragazzi, tutto perfetto. Tutto sotto controllo, via, andiamo. Caccia dinosauri completata. Siete più veloci dei nemici nel completare gli obiettivi. Certo. La prossima missione. Avvio missione difesa dell'area. Preparazione dell'area in corso. Attenzione. Ah, siamo vicini qui. Un salto e siamo arrivati. Ok. Ora che arriva quello grosso voglio ridere. Voglio ridere di chi se ne occupa. Sarò sicuramente io, figuratevi. Ma figuratevi. Ok. Richiamo dei Sucubus. Richiamo Pachycephalosaurus. Va bene. Va molto bene, ragazzi. Richiamo dei Sucubus. Va molto molto bene, sì. Caccia dinosauri completata.
Siete più veloci dei nemici nel completare gli obiettivi. Andiamo. Seguire la sentinella. Andare alla prossima missione. Sono qui, tranquilli. Preparazione dell'area in corso. Attendere. Richiamo dei Suconus. Perché si sono messi lì? Vabbè, dai. Io sto bene qui, ragazzi, eh. Non so voi, ma io sto benissimo qui, non è un problema. Richiamo Dilophosauri. Richiamo Sinormitosauri. Richiamo. Aspetta. Ok. Richiamo Pachycephalosauri. Ok, questo è quello. È quello gigante. Vabbè. Quello principale, il dinosauro un po' più. Ok, adesso. Allora, no, qui non va bene. No, no. Sto subendo danni qui. Fermi. Fermi, ragazzi. Fermi. Ancora. Caccia dinosauri completato. Siete più veloci dei nemici nel completare gli obiettivi. Ok, ragazzi, chi mi ridà un po' di energia, grazie. Preparazione area in corso. Grazie. Gentilissimi per aver ripristinato la mia vita, eh. Gentilissimi. Ullala, ullala. Ah, 200, ok. I dinosauri stanno attaccando il vino. Attenzione alla sua integrità. Richiamo dei Suconus. Va bene. Ok. Ah, siamo a quota 150. Vabbè, 160, dai. Siamo in una bella. Caccia dinosauri completato. Ottimo. Dei nemici nel completare gli obiettivi. Andare alla prossima missione. Sì, dov'è? Avvio missione difesa vita. Preparazione area in corso. Ah, sempre qui. Sono piccolini questi, ma va bene. Ma va bene. Ebba. Cioè, si attaccano addosso in un modo. Richiamo Sinormitosauri. Fastidioso, ma. Richiamo Dilophosauri. Richiamo Pteranodonti. Ok. Richiamo Dilophosauri. Richiamo Sinormitosauri. Richiamo Pteranodonti. Giusto. Allora, qui sto andando bene, ragazzi, eh. Qui sto andando bene, forse. Siete più veloci dei nemici nel completare gli obiettivi. Andare alla prossima missione. Avvio missione difesa vita. Ah, sempre qui. Attendere. Richiamo dei Suconus. Dov'è quello grosso qui? Ok, via. Richiamo Dilophosauri. Va tutto bene, ragazzi, va tutto bene. Richiamo Triceratopo. Dov'è il Triceratopo? Dov'è? Eccolo lì. Ok. Ragazzi, buttiamolo giù, buttiamolo giù, via. Vabbè, qui siamo stati formidabili, eh. Qui siamo stati formidabili. Qui siamo stati veramente formidabili, ve lo dico.
iniziare la missione finale. Ah, di già? Al viaggio interdimensionale. Pronti a combattere. Di già? Vince la prima squadra che riesce a completare tutti gli obiettivi assegnati. Speriamo. Il dovere vi chiama. Generate dati bellici in quantità. Andiamo, andiamo. Richiamo Antilosauri. Richiamo Pachycephalosauri. Vediamo un po'. Certo. Agite velocemente per colmare il divario prestazionale. Certo. Ullala. Oh ragazzi, questo giù non ci vuole andare. Non vuole andare giù. Ma ora ci penso io, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, ci penso io. Allora, vediamo un attimino di rianimare qualcuno. Ma basta. È corazzato molto bene questo, eh. È corazzato bene, ragazzi, ok. Il mio l'ho fatto, ragazzi. Il mio al momento. La mia parte, come sempre, io la faccio, poi. Bene. E adesso? Andare alla prossima missione. Vabbè, siamo qui, non è che dobbiamo andare chissà dove. Richiamo dei supporti. Richiamo Pachycephalosauri. Richiamo Dilophosauri. Vai. Vediamo. Richiamo Dilophosauri. Bene. Ma quanti ne sono, ragazzi? Ma quanti ne sono? Ma ditemi un po', ma quanti... Ok, ne sono rimasti... insomma, dai. Non tantissimi, eh. Non tantissimi, dai. State buoni, state buoni. Caccia dinosauro completato. Adesso? La sentinella. Andare alla prossima missione. Ah, io sono bello carico, quindi vado subito. Sono bello carico, ragazzi. Qui. Ce ne sono un po' qui di dinosauri, quindi ce li possiamo scegliere. Ci sono delle diverse specie che, insomma, ci faranno divertire. Se riusciremo a vincere la battaglia, quindi. Attraversamento dimensionale attivato. Potete invadere la... Maremma, che bordello. Impedite al nemico di completare la... Eh sì, impedite al nemico. L'obiettivo è quello, ma poi il problema... E riuscire a farlo, no? Vabbè dai, sono morto una volta sola per adesso, ci può stare. Ci può stare, tranquilli. Ci può stare. Ci può tranquillamente stare, ragazzi. Non è che possiamo sempre averla meglio. E adesso? Ma
sempre io capito avanti a questo grosso, non ho ben capito. Avanti al triceratopo, ok? Ah, ma ti ho buttato giù allora. Eh beh, l'obiettivo era quello. L'obiettivo era buttarti giù, quindi... Ok, tranquilli. Va bene. Un po' di energy qui, fermi. Adesso ci divertiamo. Sempre grazie a Bradone qui fate belle figure, quindi, Sempre dovete ringraziarmi per le belle figure che vi faccio fare, quindi. Caccia dinosauro completato. Abbiamo vinto? Finito. La vittoria è vostra. Finalmente. Ho ottenuto una valutazione sufficiente per un esercizio. Finalmente. Il vostro stato di esistenza preferito. Ora riposate fino al prossimo scontro di prova. Speriamo bene. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che figata. Ce l'abbiamo fatta. E beh. Ho fatto abbastanza punti, eh. Non dico che salirò di livello, ma sono messo abbastanza bene. Ecco i migliori exocombattenti di questa guerra simulata. Ok, vediamo un po'. Ah, sono salito di livello. Allora ho fatto veramente abbastanza punti, ragazzi. Ne ho fatti abbastanza, allora 2000 bitcoin che fanno comodo. Adesivi, ecco, questo è un bel adesivo, mi piace. Ricarica in schivata, ottimo. Ma li va acquistato però, eh. Vai. Allora, detto questo, ragazzi, siamo arrivati. Godiamoci i progressi della storia, no? Quindi andiamo man mano qui. He is big deal. He's basically the IBS godfather. He was responsible for the entire Exosuit project. He has anchored the vision. They are all smug jerks. Well, if so, he's the biggest, smuggest, jerkiest one of all. Sines was the head of Anchor. He developed the first functional brainstem bypass and the artificial muscle fibers that revolutionized Exosuit tech. That means he lived on the island. Right. And we found his skeleton. Oh, what am I missing? But we didn't. Garrett Sines was one of the 413 survivors. He made it off the island. He did interviews. IBS launched a big PR cleanup after the Bikatoa incident. I mean, they kept Sines in the public eye for years after. Then why are his dusty white bones in our front lawn? My question exactly. Ok, bene, bene. Abbiamo sbloccato ancora qualcosa, ragazzi, tranquilli. Abbiamo ancora qualcosa da vedere qui, eh. Abbiamo molte cose da vedere ancora. This match confirmed. Garrett Sines. Your suspicions were correct, Alders. Hey, hey, guys! You've got to get in here. Sandy's found actual audio of Garrett Sines from before the incident. Let's check it out. I'm elbow deep in fuel manifold. So unless this dead researcher can help me evenly distribute combustion mixture, I'm busy. Marge, hold this cylinder. Also, this sounds boring. How will this be useful? I don't know, Madge. I haven't listened to it. Then you should do that. But at least Ace gets it. I mean, you get it, right, Ace? Oh. No? No? Nothing? You're just gonna... We're walking away. That's brilliant. But you know what? Forget it. Here. Sir, you can't just walk away. Dr. Sines, at least look at the data. Doctor, I'll make this quick. No, I'll make it quick. Yes, there's risk. This is cutting-edge science. There's always inherent risk involved when you're trying to do what's never been done. With all due respect, Dr. Sines, this goes beyond inherent risk. These are just
hypothetical numbers, not a reason to short-stop an incredible leap in our technological evolution. The capabilities of our vortexers will be revolutionary. And the only system advanced enough to operate the Stratovator is Leviathan. Without Leviathan, there is no leap, Doctor. And I'm certain you're not suggesting we wait for one of our competitors to beat us to it. But the side effects, Dr. Science, the space-time distortions we're seeing. Every time Leviathan opens a vortex, distortion levels spike through the roof and bleed out into the surrounding space-time. Doctor, we're talking about the potential for catastrophic damage. Ibius would be responsible. Oh, these numbers are from obsolete vortexers. Once the new prototype is finished, these side effects will be a thing of the past. Our current equipment isn't capable of confirming that. The distortion could be profound. Enough! I'd like you to expand your perspective on this matter for just a moment. Our funding, your salary, all of it's contingent on the Vortexer project. Ibius has put considerable assets into Anchor Division to make this tech a reality. This Vortexer is the company's golden goose. There is no backing out. And there's no need. Not when we have some of the most intelligent, responsible professionals like yourself in the Ibius family. Or am I wrong? Wait, you are still part of the Ibius family, aren't you? For the sake of due diligence, sir, at least read my report. Absolutely. Forward it to my office. Asshole. Perfetto. Abbiamo altro da vedere, tranquilli, eh. Why is it you are always making Cindy see these things, huh? What are you on about? Oh, big smart guy, never did you think about what it is like to be made of machine and spend all day studying mangled machine? Is cruel confrontation of mortality. I appreciate your concern, Victoria. However, the more data I'm given regarding damage sustained in battle, the more targeted and detailed the tactical assistance I offer Ace can become. In short, I improve with study. Too bad Ace can't say the same. Bene, abbiamo un'altra cosa da vedere qui, un altro. Ok, ok. Ed eccoci qui, infatti. Sandy? I am ready to assist. Good, good, good. Because there is something I need your help with. You see this screwdriver anywhere else on the ship. I need you to move it from that location back to my desk. Right here. Right here is where it belongs. Happy to help. I will inform the rest of the crew of this new directive. Oh, no. We don't need to tell anyone else about this. It is important the crew are made aware. There is a protocol for this screwdriver. It is important they are updated. But is it... I think we can keep this between you and I. Inquiry. There are 11 screwdrivers and one adjustable wrench currently available on the carrier. Why does this screwdriver hold special significance? Oh, God. Okay. Look, Sandy, this is not your average screwdriver. It's the best screwdriver. Perfect balance with a reassuring weight when gripped, and it's never chewed a single screw head, ever. How many screwdrivers can say that? Sandy, you use a tool like this screwdriver day in and day out sometimes. It is the only tool you know you can trust. It stops being just metal and rubber. It's more than that. Do you understand, Sandy? This screwdriver has a soul. This screwdriver has a soul. And that soul, Sandy, that soul cries out. It cries, I want to help orders drive us some bloody screws.
And this is why it belongs right there on your desk. Yes, exactly. Exactly. And that is also why we must keep an eye on Ace. Sticky fingers, that one, if you know what I mean. I will post a written reminder of workplace hygiene standards. No, don't. Well, actually, yeah, why not? Benissimo ragazzi, credo che al momento abbiamo chiuso qui. Chiuderemo qui il gameplay, non credo che ci saranno altri punti di storia, infatti non abbiamo nulla, magari nel prossimo episodio, prima di partire con il gameplay, metterò gli adesivi, tutte le cose che abbiamo sbloccato, insomma, che mi piacciono, insomma. Ecco, facciamo così. Il vostro Diablotex, come sempre, ringrazia tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa collaborazione. Ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi inviato un codice di Exo Primal in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto lo staff di Capcom. Tutti gli iscritti e le iscritte che mi seguono sul mio canale YouTube, come sempre attenti agli spoiler, diciamo, se vi farà piacere lasciate un commento, condividete il gameplay, insomma lasciate un like, fate come meglio credete, ma io gradirei un ringraziamento da parte vostra a tutto lo staff di Playon Italia e Capcom. Quindi detto questo, il vostro Diablotex vi saluta e vi dà appuntamento con i prossimi episodi. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!